Buon pomeriggio a tutti. Apriamo subito la seduta di oggi. Ricordo che il Consiglio ha come punto all'ordine dei lavori di oggi il piano superamento del campo La Barbuta e successivamente è stata fatta un'integrazione all'ordine dei lavori ed è stata introdotta l'interrogazione numero 30 firma del gruppo del Partito Democratico. Quindi il tema è specifico e vorrei andare subito in apertura e lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Gugliotta, Giuliano, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, ci sono 15 presenti e quindi possiamo aprire la seduta e ci sono due assenti giustificati che sono i consiglieri Gunnella e Tosatti. Apriamo subito la seduta di oggi con il primo punto all'ordine dei lavori. Oggi non avremo bisogno di scrutatori da nominare, non ci sono atti da approvare. Il primo punto è un'interrogazione, l'interrogazione numero 30 a firma dei consiglieri Vitrotti, Stelitano, Biondo, Ciancio e Gugliotta, avente ad oggetto spostamento famiglie dal camping River al villaggio attrezzato La Barbuta. Lascerei quindi la parola al relatore per un'introduzione sull'interrogazione. Consigliere Ciancio, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, saluto gli assessori presenti e la Presidente Lozzi che oggi è in consiglio per trattare naturalmente, oltre che dare risposta a questa interrogazione che il Partito Democratico ha fatto già dal 12 giugno 2017, quindi come diceva la Presidente d'Aula, tratta in oggetto lo spostamento delle famiglie dal camping River al villaggio attrezzato La Barbuta. Io leggo l'interrogazione e magari poi potrò integrare con qualche coincidenza e pensiero che ci siamo fatti. Premesso che il Campidoglio ha annunciato la chiusura del campo nome dei River, attualmente collocato nel 15° municipio di via Tenuta Piccirilli, che la chiusura avverrà entro il 30 giugno e al momento sono presenti all'interno del campo 120 famiglie, ovvero 420 persone, considerato che con una lettera
lettera datata 1 giugno 2017, il Dipartimento Politica Sociale ha dichiarato inidoneo l'offerta presentata dall'attuale gestore del campo nomadi, presentata per la procedura aperta per reperimento di un'area attrezzata nel territorio del 15° municipio o limitrofi per l'accoglienza e il soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia rom e l'affidamento servizi di gestione. Il servizio affidato in regime di prolungamento tecnico giungerà in scadenza alla data del 30 giugno 2017, tenuto conto la soluzione paventata prevede il trasferimento di 420 persone ospitate quindi al river presso il villaggio attrezzato La Barbuta. Come ha annunciato pochi giorni fa la sindaca, il villaggio attrezzato La Barbuta risulta essere uno dei due campi, assieme a quello della Monachina, interessato al processo di superamento come prima applicazione del piano di superamento dei campi nomadi. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Presidente per sapere se è a conoscenza di tale provvedimento, cosa intende fare, quale posizione intende prendere in merito all'eventuale trasferimento. E naturalmente la coincidenza del consiglio che faremo rispetto al primo punto dell'ordine dei lavori ci consentirà di analizzare e discutere in modo più profondo la delibera di giunta che la sindaca ha effettuato, e quindi per adesso chiediamo rispetto a questa interrogazione alla Presidente qual è la situazione in merito. Grazie. Sì, salve. Non mi alzo, scusate, ma ho difficoltà. Ok, allora, erano solo voci, nel senso che non era assolutamente, ho chiesto informazioni, chiarimenti sia al Dipartimento che all'Assessorato, assolutamente non era pensabile trasferire poi addirittura 420 persone di River a Barbuta, era solo una voce che è girata ma assolutamente non confermata. Non ho capito, scusa. Sì, anche se fosse sì, no, però assolutamente no, cioè nel senso ripeto, è una voce che naturalmente non ha avuto nessuna conferma a livello né dipartimentale né politico. Naturalmente è impossibile pensare che gli abitanti di River vengano trasferiti a Barbuta per svariate ragioni logistiche, ma soprattutto perché Barbuta è uno dei campi in chiusura, quindi è impensabile trasferire persone di un campo all'interno di un altro campo che sta avviando un processo di chiusura. River viene inserito tra i due campi, appunto Barbuta e Monachina, che si stanno avviando al processo di superamento. Quindi, ma la soluzione non è il trasferimento da un campo a un altro, d'accordo? Spero di aver risposto. Quindi di conseguenza la parte successiva relativa sarà a conoscenza di tale provvedimento, non c'è nessun provvedimento, e cosa si intende fare, naturalmente viene meno l'intendimento quando appunto la premessa non è fondata. Ok? Sì, lascio la parola per la chiusura, la risposta. Grazie. Grazie Presidente. In realtà, scusandomi per il ritardo e ringraziando il collega per aver iniziato la discussione, l'interrogazione era stata presentata qualche tempo fa e ovviamente siamo ai limiti, cioè nel senso già è scaduta, e quando l'avevamo presentata non erano solo voci infondate, però c'era, diciamo, stata una dichiarazione che aveva preoccupato non solo i nostri residenti ma anche quelli del 15° municipio rispetto al possibile trasferimento. È ovvio che abbastanza incomprensibile, appunto, visto il lavoro di superamento che la Giunta aveva già deliberato, tra l'altro, perché poi la delibera c'è stata il 31 di maggio.
Di fatto, tra l'altro, ricordo che la struttura del Camping River è una struttura privata, quindi c'è stato il bando che era stato ritirato e questo prevederebbe, in caso contrario, cioè di non chiusura, che era quella prevista per la data del 30 di giugno, un eventuale diciamo bando ad hoc. Quindi questo non è stato, tra l'altro, possibile proprio perché ANAC e Procura hanno detto che non si poteva fare. Quindi, pertanto, nel corso dei giorni poi noi stessi ci siamo comunque informati, non avendo avuto ulteriore risposta da parte dell'amministrazione, e di fatto diciamo il trasferimento sì era stato semplicemente superato perché è stata concessa una proroga di 3 mesi proprio per attivare i percorsi di uscita dal campo. In realtà però proprio diciamo oggi discuteremo nei dettagli la proposta e non c'è una specifica uno specifico riferimento al Camping River, quindi diciamo su questo rimane però a livello generale, magari non così specifico perché potrebbe non riguardarci visto che la Barbuta non dovrebbe essere interessata a questo trasferimento, però fino ad oggi devono a distanza di qualche mese lasciare comunque Camping River. Quindi diciamo al di là del fatto che siamo meno soddisfatti in realtà al fine di evitare appunto e di poter dare noi le informazioni nel caso e per evitare allarmismi che appunto possono in un modo o nell'altro generare delle preoccupazioni che appunto sono infondate. Grazie.